Allora, vega tu, ognuno sognato, ognuno sognato. Allora, siccome è l'anno della paisa, anniversario della paisa, insomma, una cosa di questo genere, facciamo un piatto di paisa che da Palermo a Roma, la chiamano panna e prosciutto, da Palermo a Roma. Da Roma in su, la chiamano paisa al baffo. Vai a baffo, comunque, man mano che lavoriamo, vi spiego tutte le cose. Allora, prendiamo il prosciutto così. Prendiamo il prosciutto così. Noi ne facciamo poco, per due persone. Prosciutto cotto, e lo tagliamo così. Si può tagliare pure a gobbette, attenzione. Ok. Ne mettiamo ancora. Così. E questo è un. Dopo mettiamo una padella sopra con un pochettino di burro. Così. È partito al primo colpo, è partorito così. Appena che si scioglie il burro, mettiamo il prosciutto. Appena è pronto da mettere il prosciutto, vi faccio vedere. Adesso tamo e ci vediamo dopo. Allora, quando il burro così è sciolto, senza mettere niente, solo burro, mettiamo il prosciutto così e facciamo rosolare il prosciutto, perché dicono che l'hanno della pasta che hanno inventato la pasta, non so quale anno, i romani che sono stati, l'hanno chiamato pasta asciutta, la pasta asciutta significa pasta e farina, non so tutto il ciocco come, comunque, così. Adesso aspettiamo che rosola il prosciutto, quando il prosciutto è tutto rosolato, bello rossolito, ci mettiamo un po' di vino bianco, aspettiamo un poco, asciutamo e ci vediamo dopo. E allora, quando il prosciutto è rossolito, vedete, così, allora bello croccante, no? Vedete? E ci mettiamo un po' di vino bianco. Ora io che vi ricordo che è questa pasta da Palermo a Roma, la chiamano pasta con prosciutto e panna. Attenzione perché capparano, la chiamano pasta con prosciutto e panna. Salendo per Roma la chiamano pasta a baffo, perché si vede che c'era un chef che aveva i baffi. Che si mangiava questa pasta e si sporcava il baffo. Allora diceva, andate a mangiare, panna con prosciutto e panna. Allora hanno chiamato pasta a baffo. E allora, comunque, mettiamo il vino bianco così. Vedete? Un po' di vino bianco. E adesso dobbiamo aspettare che asciuga il vino. E mettiamo pure un pochettino di pepe, chi è che vuole pepe, ci mette pure il pepe. Ora il pepe qua è un jam, perché è un jam, no? Non lo so dove che mi metti in spiaggia, io non è che mi metti in spiaggia, io non lo so. Comunque, vediamo dove sono in spiaggia, eccola qua. Vedi, non c'è un po' di giovinata. Ecco, mettiamo un po' di pepe, vedete così. Poi, come che vi piace a voi, c'è chi mangia più piccante e c'è chi mangia meno piccante. Ecco, ora mettiamo a questo punto, quando il vino è un pochettino asciutto, diciamo, vedete, evaporato, no? Così. Forse è meglio
aspettare un po'. Dopo ci mettiamo la panna. Dopo mettiamo panna, io faccio di solito un po' di panna e un po' di besciamella per farla venire più legata. Come faccio io? Un po' di panna e un po' di besciamella. Poi c'è chi mette di solito tutta la panna. E allora? E mettiamo noi così. Mettiamo questa panna e di besciamella mischiata così. Vedete? Ecco. E poi è troppo stretta perché deve venire così un pochettino di più densa. E un pochettino di prezzemolo. Così è un poco di formaggio grattugiato, così è un poco di formaggio grattugiato. Ora questa pasta quando è così c'è la salsa, c'è variazione, attenzione, c'è chi che mette un pochettino di pomodoro per macchiarla, proprio per macchiarla rosella, e c'è chi che mette un pochettino di zafferano per farlo un pochettino su giallino, o che si lascia così in bianco. Questo è chiaro? Assolutamente, ci vediamo dopo. E allora noi questa è la salsa che abbiamo fatto. Come che vi ho detto, io ho chiesto se loro la volevano macchiata con un po' di salsa di pomodoro o se volevano mettere un po' di zafferano per farla di giallino. E la vogliono così, dice che la mangiano. Così è l'originale. Poi c'è che è la macchia di pomodoro oppure con i zafferano. A questo punto siamo pronti per buttare la pasta. Noi ci abbiamo queste, diciamo mezze maniche, e buttiamo queste qua, mezze maniche, così. Buttiamo queste, ecco qua. Ora le mezze maniche che vogliono 10-11 minuti. Quando sono cotte, vi faccio vedere l'ultimo passaggio. Asciutiamo. E ci vediamo dopo. Allora, quando la pasta è cotta, guardate, la mettiamo qua, così. Vedete? Così la spadelliamo un pochettino perché deve essere bella amalgamata. E dopo la impiattiamo. Questa, io che vi ripeto, dalla Sicilia a Roma, si chiama pasta con panna, e mettiamo un po' di acqua perché è troppo densa, perché è la besciamella che la fa addensare e la fa rimalgamare meglio della panna. Guardate così, avete visto? Questa dalla Sicilia a Roma, prendiamo questo qua così non si gaffa la padella. Dalla Sicilia a Roma questa si chiama pasta con prosciutto e panna. Da Roma a Salire la chiamano pasta con baffo, perché come che vi ho detto prima, c'era un chef che aveva i baffi e si mangiava di questa pasta e si sporcava di sempre i baffi. Allora ci hanno messo un giorno pasta al baffo, così. Adesso dobbiamo aspettare solo che si amalgama un pochettino e la impiattiamo. Mettiamo sempre un po' di prezzemolo così e un po' di formaggio così, un po' di formaggio così, poco, e questo è e aspettiamo sempre che si amalga, perché non deve essere bavosa, va, liquida, e deve essere un pochettino più densa, ecco, così già che va bene. Guardate, vedete, e possiamo impiattare con questa salsa qua.
con questa salsa qua, invece di fare la pasta, potete fare anche tortellini. Potete fare pure i tortellini. Adesso, appena bolle, la salsa, vedete? Quando bolle è così, ecco. Che dopo che si lega tutto, siamo pronti per impiattare. Accendiamo il fuoco, così. E la mettiamo nel piatto, qua. La pasta si impiatta sempre nel piatto grande. Il Galateo dice, il karate dice, la pasta si impiatta sempre nel piatto grande. No, piatto grande. Piatto col poto menesse. Ecco qua. E allora, impiattiamo questa qua. Guardate com'è bella cremosa. Così, vedete? Ecco. Ora prendiamo un po' di salsa, così, no? E gliela mettiamo sopra. Ecco, così. Lasciamo tutta la pasta senza far parlare il segamalas e il cameriere, così. Adesso poniamo il piatto perché il piatto deve essere sempre sistematello. Attenzione, sempre sistematello, così. Vedete? Dice, ma perché la piazza? Con questo che si pulisce. Ecco, il piatto deve essere sempre sistematello. A questo punto ci mettiamo un po' di formaggio così a giro, a sporcare il piatto. Questo togliamo la pasta a baffo, panna e prosciutto, come che volete, la chiamate, è pronta e pesciata. Tanta salute, lo so, grazie.